Sì, mister, buonasera, Alessio Sersuoli di acetalucia.com. Allora, senta mister, è un punto guadagnato o si può considerare un'occasione persa anche alla luce dei propositi dopo la partita scorsa contro il Genoa? È un punto che sta andando male, perché noi siamo la terza risultata che abbiamo sentito. Abbiamo accorciato il possibile sulla buona salvezza, poi quando non si possono vincere le partite, ma imbarazzare il terzo. Noi abbiamo fatto un altro primo tempo, che hanno tre palle gol e una all'inizio, secondo me. Il risultato 0-0 abbiamo avuto 4 occasioni per far gol, non abbiamo fatto, poi tirare alla fine con fuori Cosenza, la rispetto ci vuole Cosenza. Però, tutto il primo tempo e alcuni due tiri ripresi, secondo me, noi abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare, non ci siamo riusciti, quindi bisogna poi portare a casa almeno il pareggio. Quindi, considerando il ritorno del Cosenza del finale, è un risultato giusto. Se però analizziamo, e noi su questa sera abbiamo avuto 4 palle gol clamorose nel primo tempo che si potevano, che se si avessero puntato in vantaggio della partita la potevamo vincere, però questo lo scelziamo che trova. La partita si è giocata, una partita difficile per tutte e due squadre che stanno con l'acqua alla gola, che comunque per loro era importante vincere, ma era comunque fondamentale non perdere, quindi mi ritengo soddisfatto. Senta, quindi un primo tempo dove qui Perugia aveva dimostrato che facendo quel qualcosettino in più avrebbe potuto segnare, no? Il secondo tempo ha sofferto maledettamente il Cosenza, anche dopo i cambi che ci sono stati in particolar modo di Brignola. Allora, ascolta, abbiamo sofferto di 20 minuti, no? Tutto il secondo tempo, perché all'inizio del secondo tempo noi abbiamo avuto l'occasionissima con l'azione che ha fatto di cambi sulla fascia che stacciava la palla in mezzo, dall'area piccola siamo arrivati a un passo dal gol. Quello poteva essere una occasione in cui si poteva andare in vantaggio, poi c'è stato molto equilibrio, poi il Cosenza è venuto fuori gli ultimi 20 minuti creando un pari numerissimo, ci mancherebbe, però non è che queste partite uno le ha all'inizio e all'inizio, qui non va bene nessuno, quindi sono partite equilibrate, se fai gol le vinci, non le fai, rischi di perdere. Senti, invece i cambi di Juan e di Paz, come li può spiegare dal punto di vista tecnico? Juan comunque dava quel qualcosa in più in termini di serra agonistica? Juan dava qualcosa in più finché non ha finito la benzina, poi quando ha finito la benzina aveva messo il giocatore fresco che doveva comunque contribuire e tenere altro il ritmo, oltre al fatto che lo prima il giocatore particolarmente abile nel gioco aereo e si sa che in ultimi 20-25 minuti le partite si giocano molto con le palle attive, quindi abbiamo rinforzato la nostra, diciamo, batteria di giocatori strutturali. Senta, fra 4 giorni c'è lo scontro con la SPAL, quindi un'occasione da non perdere, per andare a guantare comunque. Tra 4 giorni è una partita lo stesso difficile, perché questo calendario servizio insegna che le partite sono tutte, soprattutto quest'anno, particolarmente difficili e dure per tutti, e la bandiera quest'anno è dura per tutti. Ci prenderemo la seconda domani, questa è una spalla, sinceramente finita questa partita ancora dobbiamo, come posso dire, resettare quello che abbiamo fatto, quindi da domani cominceremo a pensare alla spalla. Abbiamo altre domande per il mister? No. Buonasera.